Ragazzi, rieccoci qui per la top 10 di Ivan, i film consigliati per Halloween. Allora, Ivan, dici la tua. Allora, ragazzi, qua non è me importante o più importante. Ci sono alcuni titoli che Salvo ha pure messo, ma ragazzi, nessuno, io No, non ho non ci visto la sua siamo top, copiati. lui non ha visto la mia. E perché, siccome anche se sono del 94 e Salvuccio del 86, siamo cresciuti con gli stessi film, però i gusti sono molto diversi, quindi non siamo proprio uguali, uguali. Allora, io metto il film di Halloween, 1978, come tu hai iniziato Quello pure di io, Carpenter. quello di Carpenter. Hai visto, ragazzi? Qualcosa simile l'abbiamo. Qualcosa simile ci sta. Filmone, se non hai visto un sacco d'occhi, io ho la nausea. In questi giorni ho detto per caso, ce lo vediamo di nuovo Halloween. E cade pure e dice, ecco, lui non se lo vede forse Halloween. Poi No, il patato no. abbiamo altro filmone, ovvero Nightmare del 1984 di Wes Craven. Anche questo visto fino alla E nausea. anche qui ci siamo. Lei non l'ha messo Nightmare. Io ti ho detto i Nightmare originali. Ah, tu hai messo i Nightmare in In generale? generale, Ah, i ok. Nightmare originali, soprattutto i primi tre sono i più. Poi. The Funhouse dell'81 di Tobe Bello, Hooper. bello. Mi è piaciuto tanto questo fatto del Luna Park, che io già da piccolo avevo paura del Luna Park. I Quindi clown. già la cosa. Bello, bello, ragazzi. Anche questo mi sa Una che bella nella linea atmosfera. classic la Mad Knight Sì, l'ha io portato. ci ho prendo la copia sia della Palp Video, sì, anche tu mi pare. Sì, io, ragazzi, i classic della Mad Knight, tutti. Ovviamente nessuno regala. Vai. Tutte pagate da tasca. Dalla tasca. Quarto film, La bambola assassina dell'84, filmone, E anche filmone, qui ci siamo. da vedere, rivedere un sacco di volte, c'è anche questo della Midnight, ma Midnight non mi ha mandato un cazzo, non lo so pagato io. Quinto film, La casa di Sam Raimi, 1982, Ma mi hai copiato. ora 81. Tranne Funhouse. No, no, no. Per Poi? adesso, poi, dopo La casa, che film mi ha divertito, secondo me è uno dei migliori horror, per me, Splatter. La notte dei morti viventi del 68 di Giorgio Romero. Ok. Perché zombie, sinceramente, non mi piace. Posso essere Preferisco d'accordo. Alla questo. fine siamo sempre sul genere zombie. E per chi mi conosce, ci saranno qua dei film che quasi nessuno mi metterà nelle top. Ovvero, L'Aldilà e tu vivrai nel terrore, del grandissimo Lucio Fulci. Che questo Omaggio. filmone, cazzo, mi è piaciuto così tanto che me lo sono Omaggio. sempre. Omaggio a Lucio Fulci. Omaggio al grandissimo maestro. Me l'ho visto un sacco di volte. Strano, nella sua top non c'era un film di Dario Argento. Pensavo che c'era messo Ma Suspiria, sai, i film Profondo di Dario Rosso. Argento Non so, non film sono da tanto, Halloween. esatto, non sono tanto consigliati per Halloween, sono film che puoi vedere in qualsiasi momento. Andiamo avanti. Abbiamo poi Scream. Ritorniamo con Wes Craven che ha Vero, reinventato lo vero. slasher. Ragazzi, vi consiglio che adesso è stato ristampato in 4K, rimasterizzato, Lei se lo ristampato in prende? 4K, in versione Lo anche prende? steelbook, dalla, sempre dalla Koch Media. Io lo prendo. Portamelo a casa e facciamo la recensione di sto Perché? 4K, Perché, no? ragazzi, è la remastered quella americana. E portamela. Originale. Portala. Poi. Poi, lei ha messo Zombie. Con E la tu sua hai messo recensione la grafica. Ho messo te. Zombie 2 di Lucio Fulci. Non c'entra un cazzo con Zombie. Era tanto per No, no, ragazzi, loro seguire. hanno messo i Per titoli a metti il titolo per. seguire. Vabbè. Le cose che Film davvero facevano. bello. Diverso ovviamente dallo zombie tradizionale, diciamo, di Giorgio Romero. Diciamo più voodoo. Lo Sì, zombie qua sì. era. E qua c'è il cazzata. Proprio se volete passare l'Halloween a schiattare proprio dalle risate e morire per terra, abbiamo Virus di Bruno Mattei del 1980 di zombie che prende di paura, non fanno un cazzo, girato di merda, con recitazione di merda. È tutto uno schifo, però è Non ce divertente. lo vediamo proprio, non È lo può dire. divertente, però è una merda fatta bene. Questo è il trash sano, il trash che fa bene, il trash che riusciva a fare solo il grandissimo Bruno Mattei. Io ragazzi, questa io concludo la mia top così da 10. Ora voglio aggiungere una cosa. Tu mi Dimmi. hai nominato il mio Darione. Ora che succede? Ragazzi, io vi consiglio solo un film di Dario, che magari potete vedere per Halloween. Demoni. Ma non è di Dario Argento. Ma lui c'ha lo zambino. C'è un cazzo, E l'ha c'è la figlia! fatto. E Ma non c'entra! È di una c'è merda sempre un bava! accento! Nel Che mezzo. La c'entra? figlia. Non c'entra un cazzo. Comunque, Demoni. Bello, bello. Potrebbe Quello ci starci. sta Sì, pure come potrebbe sta. starci. Ho sbagliato a non metterlo. Me l'hai fatto ricordare. Aspettavo che finivi. Hai ragione. Comunque, E vabbò, ragazzi. ragazzuoli, quello è più uno.
Demoni, ve lo consiglio pure, il primo. L'aggiunta. Anche il 2 è bello. Il recupero. E anche Demon. Il 3 esiste. Quella è una merda. Ragazzi, Black Mamba, Demoni, Black Mamba. Si attende al bambino. Black Mamba. Non so se l'avete mai visto, quello è veramente... lasciamo stare. Qui non mi ricordo tanto bene, ma lasciamo perdere. Un giorno lo recuperi e lo facciamo recensione, eh? No. Non voglio... Scrivete qua, salvo porta Black Mamba. Vogliamo vederlo. Vogliamo soffrire con te. Sì. Portalo. Va bene. Madonna. Così saremo nei film di merda. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio. Ora arriverà la top della nostra amatissima Katia. Ciao a tutti.